Ma indubbiamente la conoscenza del cliente, del suo contesto e ascoltare molto quello che il cliente ha da dirmi, quindi un ascolto attivo per conoscere completamente quello che è l'orizzonte personale, familiare e di lavoro del cliente. Generalmente adotto il metodo assolutamente della pianificazione finanziaria, quindi cerco di conoscere tutti i vari ambiti in cui il cliente ha delle diverse necessità e cerco di fare emergere gli obiettivi per poi dare delle soluzioni specifiche a questi obiettivi. Prima cerco appunto di condurlo su quello che è il suo contesto, quindi vado a chiedere a lui se conosce quello che è il suo ambito previdenziale, faccio un'operazione insieme sempre di contesto, gli faccio fare delle comparazioni, chiedo se ha mai avuto prima in precedenza un'analisi specifica e poi abbiamo dei servizi specifici di risposta e di analisi su quella che è la sua situazione previdenziale e successivamente andiamo a fare una pianificazione previdenziale da mostrare al cliente.